Mister, come commentare questa sconfitta? Il risultato sicuramente bugiardo, oggi si è visto un atteggiamento diverso, una squadra più equilibrata, maggiore intensità, però purtroppo la classifica resta impietosa. La classifica sì, è impietosa. Abbiamo fatto una partita diversa dalle ultime due, da tutti i punti di vista, sia come equilibrio che come pericolosità. Una partita che è stata sempre in salita, perché quando tu vai sotto dopo 5 minuti con un tiro dal limite, i ragazzi sono stati bravi a continuare a giocare e a cercare anche di essere pericolosi, perché il palo di Odegaard, poi il gol, insomma, mi ha fatto secondo me una buona partita senza rischiare niente. Il secondo tempo è sulla falsa riga, perché anche tu rientri in campo e prendi il secondo gol, diventa difficile. Però vai abbassare un po', perché rischi di disunirti, invece hai ancora creato delle situazioni interessanti. Il problema è che dobbiamo essere più bravi nei particolari, in quelle che sono le situazioni che possono farti avere i gol, perché tutti e tre i gol di oggi, soprattutto gli ultimi due, certamente sono evitabili. Luigi, Costantini. Pomeriggio, gli errori hanno pesato sia in difesa anche in attacco, perché Buselato ha avuto due palloni importanti. Mi è sembrato che però questa squadra abbia avuto, con gli innesti ad esempio di Rigoni e di Macin, che comunque deve migliorare, una maggiore fisicità. Questo è un aspetto dal quale ripartire rispetto alle formazioni degli ultimi tempi? Cioè, questa maggiore fisicità permette di essere anche più competitivi? Ah sì, perché poi dal punto di vista della fisicità, finché abbiamo retto, è stata una partita secondo me fatta con grande intensità e anche con personalità, perché appunto, mi ripeto, andare sotto e provare a giocare, secondo me, non, soprattutto poi per le due partite passate, non era semplice. E da questo punto di vista i ragazzi veramente dovevano fare la partita che dovevano fare, però dobbiamo essere più bravi a andare a lavorare su quei particolari che tante volte ti fanno la differenza, sia appunto quando difendi, anche quando attacchi, anche se finalmente quando attacchi sei tornato a creare più situazioni interessanti, perché metto dentro anche il colpo di testa di Odegaard nel secondo tempo, ma ci sono più situazioni che finalmente siamo tornati a vivere l'area avversaria un pochino più da protagonisti. Luigi. Sì, buonasera mister. Io le faccio invece un'altra domanda sul mercato. Domani si chiude il mercato, a prescindere da quello che arriverà, insomma, nelle ultime ore. Stiamo vedendo che il Pescara, tra entrate e uscite, insomma, non è che la situazione sia molto, molto cambiata per quanto riguarda l'organico. Si auspica, insomma, nelle ultime ore un'accelerata anche per facilitare un po' il suo lavoro, perché il Pescara, sì, io non le nascondo che a me oggi la sua squadra è piaciuta, è il risultato, credo che sia anche abbastanza bugiardo, però credo che anche in proiezione futura, per facilitare il suo lavoro, credo che un gruppo sicuramente un pochino più assottigliato le servirebbe, soprattutto per gestire anche gli equilibri nello spogliatoio e anche gli equilibri nella gestione dei cambi, degli uomini e tutto il resto. Grazie. Allora, credo che uno degli obiettivi della società fosse questo, un po' certamente di sfoltire, però allo stesso tempo devi stare attento a andare a inserire, perché non eravamo in una situazione di sfoltire e basta, quindi diventa ancora più complicata, perché appunto entrano delle persone, anche se in uscita secondo me qualcosa è già stato fatto. È un campionato anomalo, perché col fatto che tu tra un po' inizierai a giocare di nuovo ogni giovedì, poi vediamo anche il discorso Covid, bisogna anche stare attenti a sfoltire, perché poi dopo magari ti capita la settimana che come abbiamo fatto magari due o tre settimane fa, che rischi di essere in pochi in qualche reparto. Quindi bisogna anche stare attenti. Non credo che il problema nostro sia questo, noi dobbiamo andare avanti sulla strada di oggi. Logico che qualche ragazzo verrà sacrificato e può capitare che anche negli allenamenti trovi poco spazio, però noi dobbiamo guardare l'obiettivo collettivo, che è la squadra, mantenere alta l'intensità degli allenamenti e lavorare su quelli che sono altri difetti. Poi sul resto la società si sta muovendo e quindi sa cosa deve fare. In un mercato che di solito quello di gennaio, poi non è però sempre semplice portare a casa tutti gli obiettivi che ti sei prefissato anche con l'uscita.
Buonasera mister, due considerazioni. La prima sulla gara, nel senso che con questo nuovo modulo, anche il gol di Maestro, che è stato un capolavoro, ha ridato, ci ha fatto rivedere anche un po' quel Maestro che avevamo visto ad inizio anno, e se da questo momento in poi rimarrà sempre questo il modulo. E in ottica mercato, riallacciandomi a quello che chiedeva Luigi, le è veramente utile un calciatore come Volt, che è infortunato e impiegherà tempo a essere nella squadra, facendo partire due giovani importanti, tra l'altro? Grazie. Ma sul discorso del modulo, certamente oggi abbiamo avuto dei segnali positivi di risultato, però è logico che poi dopo dobbiamo anche migliorarlo e ripeterle questi segnali positivi, portando a casa il risultato, soprattutto nella prossima partita, che diventa veramente uno scontro fondamentale. Poi sul discorso di Volta credo che sia anche presto parlare. Pensiamo al campo, poi adesso in quella zona siamo anche in tanti, soprattutto se continueremo magari a giocare a 4, e quindi c'è anche il tempo per trovare modo casomai di utilizzarlo quando ci sarà il momento, perché poi appunto pensiamo in questo momento a chi c'è e a far bene i risultati. Poi dopo appunto il mercato è importante, però è importante far punti. Domande? Ecco, mister, mi scusi, ma insomma, lei guida questa squadra da quasi 2 mesi, l'ha presa, l'ha tolta dal primo posto e ora questa squadra è tornata all'ultimo posto. Ha capito qual è il male di questa squadra? Ma sono stati 2 mesi particolari, e poi il problema è che quando tu sei ultimo, logico che se dai un momento di flessione ritorni ultimo, perché il margine d'errore è poco. Però io oggi ho visto una squadra viva e che, nonostante le difficoltà che si sono create nella partita, perché appunto dal punto di vista psicologico pigliare gol subito all'inizio sia del primo tempo che del secondo tempo per una squadra che viene da 2 sconfitte è una grande batosta, però la partita l'hai fatta, quindi è una squadra viva e sono convinto, come che ci siamo tirati fuori appunto quando era 2 mesi fa, la situazione secondo me è ancora più complessa. Perché in ogni caso non vincevi mai fuori casa, no? E adesso ci sono risultati che hanno dato ugualmente fiducia, risultati che non sono sufficienti, ma che devono essere una base per tornare ad essere competitivi e a creare quella situazione che inizia a portare punti come continuità. Mister, una domanda invece su Machin, che si stava, diciamo, accendendo nel secondo tempo, perché il primo tempo effettivamente è sembrato un po' lezioso, forse stentava a trovare la posizione. Perché lo ha sostituito così? Chiaramente lì magari uno dei due doveva essere avvicendato, o Maestro o Machin. Perché Machin e non Maestro, per esempio? Perché in ogni caso vedevo che la squadra stava iniziando a perdere intensità, perché tu avevi in campo tanta gente, in ogni caso, che veniva anche da inattività, penso ai due centrali, penso a Rigoni, e volevo tenermi un giocatore che mi potesse coprire più ruoli, perché Maestro, come poi è successo, ci ha messo addirittura 4 anche al centrocampo per cercare di dare equilibrio, ha questa duttilità. Là, secondo me, puoi lavorare con 2 mezze punte quando hai una squadra corta e una grande intensità. In quel momento c'era, secondo me, bisogno anche di dare un po' peso davanti con l'ingresso di Setter. È logico che perdi un po' di riferimenti, quindi ho mantenuto uno che potesse fare più ruoli. Perfetto. Mister, domani chiude il mercato, calcolando anche, insomma, le voci su Asensio che potrebbe lasciare il Pescara. Lei cosa si aspetta in entrata nelle ultime ore? Ha un desiderio, insomma, che ha anche espresso ai dirigenti? Non mi dica ci pensa la società, la prego, mi dia una risposta sincera come lei sempre dà. Io le riconosco la sua grande onestà intellettuale e la sua grande sincerità. La prima cosa che mi viene in mente, dico che non vedo l'ora che finisca sto mercato, non sono onesto. Da tanti punti di vista credo che ci sono arrivati dei giocatori che ci danno una mano, penso a tutti quelli che sono arrivati. È vero che siamo ancora un pochino tanti, che appunto se voi si fa una richiesta più che in arrivo, vorrei che qualche ragazzo magari riuscisse a trovare ad andare a giocare, poi dopo il resto
credo che quando si finisce il mercato, anche per quei ragazzi che sono in una zona un po' di limbo, da certi punti di vista ritrovano, non dico la tranquillità, però fino a giugno devono stare con noi, quindi torniamo a concentrarsi sul campo, che anche questa non è un alibi, è una scusa, perché poi dopo le partite devi sempre farle, il mercato poi c'è per tutti, quindi non è questo, però veramente spero che finisca presto, domani finisce, e poi soprattutto che se riusciamo a fare qualcosa in uscita più che in entrata, perché insomma adesso secondo me il gruppo ha tante alternative, dobbiamo farlo diventare una squadra, e soprattutto una squadra che fa punti. Ecco, le volevo chiedere una cosa, mister, sul piano tattico, perché il Chievo secondo me ha fatto fatica proprio a leggere le traiettorie tra le linee, cioè quando venivano serviti con maggiore insistenza i due trequartisti, il Chievo a mio avviso è andato un po' in difficoltà, è giusta come lettura? Sì, era anche l'idea nostra di creare un centrocampo che avesse una superiorità in quella zona del campo, e l'abbiamo fatto secondo me per buona parte della gara, nonostante appunto gli episodi ti avevano sempre messo la gara in salita, perché tu appunto pigli gol dopo 5 minuti, rientri in campo, pigli gol dopo un minuto, insomma tu tiri fuori area, ma non era facile, però hanno continuato a giocare, quello che non siamo riusciti a farlo è andato in difficoltà per 90 minuti, però credo che in questo momento sia anche difficile, peccato, perché per il tipo di sforzo, di prestazione, oggi appunto secondo me qualcosa poteva portare a casa, adesso senza piangersi addosso, senza appunto fare tanta retorica, da questa piccola base bisogna vedere la partita sulla prossima partita come veramente una finale, e da là portare a casa il più possibile. Mister, una cosa ultima le volevo chiedere sul lavoro dei due centrali, sulla linea. Io ho visto spesso Sorensen rompere la linea e andare a accorciare, invece Bocchetti rimaneva sempre basso. Era una cosa che ha voluto lei, e quindi rimaneva anche lunghi, aggiungo. È una cosa che voleva lei, oppure diciamo che questa non è stata una cosa molto sincronica per la squadra? Beh, quando uno fa fatica a passare da difesa a 4 a 3, un pochino è proprio perché queste letture hanno bisogno un po' di tempo per lavorarci, e perché ha dei sincronismi, perché sia Bocchetti che Sorensen come carriera sono stati più abituati a giocare a 3 che a 4, quindi logico che una piccola sfumatura ci sta, soprattutto poi quando è che ci sta, quando magari un po' ti allunghi e perdi intensità nel centrocampo, che quindi magari per 60 minuti ti ha sporcato tante palle e ti ha dato una mano, e là bisogna lavorarci e ricreare certi automatismi che sono propri della difesa 4 e che dobbiamo fare nostri il più piano possibile.